torniamo a spacchettare un pochino di documenti inediti. Il fascicolo in questione di 30 pagine risalente al 1969 è stato pubblicato sul famoso sito The Black Vault, rilasciato ai sensi del Freedom of Information Act, nello stesso momento in cui il governo federale degli Stati Uniti d'America decise di rilasciare il materiale relativo al progetto governativo intitolato Progetto Blue Book. E parla di un avvistamento di una sorta di sigaro luminoso a mezz'aria avvistato alle 3 del mattino da un operatore NASA in Virginia, in una zona piena e strapiena di basi militari, stoccaggio armamenti, eccetera. Possiamo osservare sommari relativi all'avvistamento, ricostruzioni grafiche, questionari appositamente creati dal governo dell'epoca per gli avvistamenti UFO, testimonianze dirette, comunicazioni fra i diversi uffici, NASA compresa, ci sono liste di nomi del personale militare, ci sono mappe reali del posto dove avvenne l'incidente, carte firmate, carte timbrate e rilasci ufficiali reperibili tramite qualsiasi archivio pubblico del progetto Blue Book che, a differenza degli altri fascicoletti falsati e male interpretati che propose il progetto farsa del Blue Book, però non è mai saltato fuori, fascicolo che, ovviamente, a fine video, condividerò con tutti voi sul mio canale Telegram. L'osservatore è stato svegliato da un suono simile al ronzio di un motore elettrico di un trasformatore che stava andando male. Guardando fuori dalla finestra della camera da letto, l'osservatore ha avvistato diverse luci color ambra che erano disposte in modo ellittico e una stava lampeggiando. Sembravano muoversi su e giù e in avanti, tranne quando effettuarono una virata a sinistra. Questa è la scheda del Blue Book. E troviamo subito il questionario che chiede: affinché possiamo ottenere un quadro il più chiaro possibile di ciò che hai visto, descrivi con parole tue uno o più oggetti comuni che, posti nel cielo, sarebbero simili al fenomeno che hai osservato. E chi di dovere scrive, attenzione, un sigaro. Sì, sembrava un sigaro, anche se non avrebbe la stessa proporzione, a meno che non si tratti di un sigaro tozzo o un blunt bello largo, ma era simile in proporzione. Le estremità erano semitonde invece che appuntite come un sigaro. Era molto più grande di un sigaro ed era illuminato tutto intorno al fondo con un tipo di illuminazione dall'aspetto ambrato incandescente, con una di queste luci che lampeggiava. Queste luci brillavano attraverso il vetro o qualche materiale semitrasparente. Hai notato qualche strano odore, rumore o calore emanato dal fenomeno o qualsiasi effetto su te stesso, animali o macchinari nelle vicinanze? No, tranne essere spaventato, avevo come la sensazione di essere affascinato o ipnotizzato da esso e l'effetto fece formicolare i miei nervi o qualcosa del genere. Il fenomeno ha lasciato impronte sul terreno e la risposta al questionario è stata negativa. Chiedono i dati personali di chi ha compilato il questionario e di conseguenza è oscurato per motivi di privacy. E poi chiedono nome e cognome e l'occupazione e le esperienze passate pertinenti in questo ambito dell'operatore che ha avvistato l'oggetto e compilato il questionario. E gli chiedono insomma un breve curriculum, no? E il tizio scrive che è stato meccanico delle strutture di prova alla NASA per 6 anni e 4 mesi. Scrive che insomma ha preso delle specializzazioni, che ha lavorato 4 anni nella Marina come tecnico elettronico dal 57 al 61, eccetera, eccetera, eccetera. Il resoconto è stato inviato all'intelligence dell'Air Force e tanti saluti, è andato perso negli annali dell'ufologia. Qui troviamo un altro questionario riempito a mano e troviamo finalmente il disegnino del grande sigaro volante luminoso che gli è capitato di osservare. Ci sono indicazioni per quanto riguarda le dimensioni e addirittura le sezioni che si illuminavano in modo statico e la parte che lampeggiava, e a quanto pare questo funzionario deve aver avuto un incontro ravvicinato bello importante che gli permise di descrivere molti più dettagli del solito. Quella che segue, cari ascoltatori, è una dichiarazione di prima mano della persona che ha visto lo strano fenomeno, catalogata e inserita nel fascicolo ufficiale del Blue Book, un documento ufficiale di prima mano che ripercorre l'evento dagli occhi di chi l'ha vissuto. Dormii dalle 22.30 circa del 16 gennaio 1969 fino alle 3.24 di notte del 17 gennaio. In quel momento fui svegliato da un suono insolito. Questo suono era simile al ronzio di un motore elettrico o di un trasformatore che stava andando male. Questo suono stava cambiando ad una velocità uniforme, da molto forte a normale o leggermente più basso, per poi tornare alto. Questo rumore stava cambiando ad una velocità costante per quanto le mie orecchie potevano udire. E mi sono detto, che diavolo è quel rumore? Ho chiesto a mia moglie, puoi sentire anche tu quel rumore? E ha risposto di sì. Sono andato alla finestra della camera da letto, ho sollevato una lamella della veneziana e ho guardato nella direzione del suono per alcuni secondi.
prima che si vedesse con un angolo di 75 gradi. Era in vista direttamente davanti alla finestra, ad un angolo abbastanza alto di 45 gradi. Ho chiesto a mia moglie di venire a guardare, ma il rumore fuori e la mia schiena verso di lei devono averle impedito di sentirmi, poiché non si è alzata per guardare fuori dalla finestra. Ho visto questo oggetto con le luci tutte intorno al fondo muoversi lentamente in avanti con un movimento su e giù, a circa 50 km orari, variando il movimento ondulatorio di 7-8 metri. È andato avanti sopra un semaforo nel cortile dei miei vicini e ha iniziato una svolta a sinistra in virata, con la stessa velocità e movimento di prima. A questo punto l'oggetto sembrava inclinarsi e girare invece di cambiare elevazione, tranne che per questo movimento di inclinazione. Era lo stesso movimento di prima che sembrava tenere con lo stesso ritmo. In quel momento, mentre stava girando, vidi chiaramente una luce lampeggiante. Non ne sono sicuro, ma è rimasto in bilico fino a quando non è sparito dalla mia visuale. Ho detto a mia moglie mentre mi voltavo dalla finestra verso di lei: l'hai sentito? È ancora più forte? E lei ha risposto di sì. Voleva sapere che cosa fosse e gli dissi che era un UFO. E con il rumore ancora in sottofondo, che stava diventando più debole, ho contattato l'operatore telefonico di Smithfield. E mentre le stavo dicendo quello che avevo visto e sentito, ha dichiarato: penso di poterlo sentire anch'io. Solo per essere sicuro, perché mi chiedevo se tutta questa situazione era solo un incubo, le ho chiesto: sei sicura? Lei ha risposto di sì, lo sento. Durante il tempo in cui stavo parlando con l'operatore telefonico, il rumore che era in sottofondo cessò per forse 5 secondi o giù di lì, e poi si è ripresentato per un breve periodo prima di uscire dalla distanza uditiva. A questo punto ho detto all'operatore telefonico che avrei dovuto contattare qualcuno e avvisarlo di questa strana situazione. Stavo cercando di decidere se avvisare le forze dell'ordine o l'aviazione e ho deciso per l'aviazione. Ho chiesto di contattare la base aeronautica di Langley negli Hampton in Virginia e l'operatore mi ha collegato all'aviatore che registrava gli UFO, a cui raccontai di nuovo quello che avevo visto. Voleva una descrizione e gliel'ho data. Quando sono tornato erano le 3:30 del mattino del 17 gennaio 1969. Non avevo notato alcuna condizione meteorologica, o se la luna brillasse o qualsiasi altro indizio, anche se era abbastanza chiaro da permettermi di vedere l'oggetto non identificato fuori dalla mia finestra. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo una persona, no, che si sveglia la notte, guarda dalla tapparella e vede un sigaro luminoso volante sopra il vialetto di casa sua. Si spaventa, chiama l'operatore telefonico, perché una volta funzionava così, che lo rimanda alla base di Langley. Al tempo era attivo il progetto Blue Book e quindi ricevevano segnalazioni dai cittadini. Ora, perché questo caso è finito nel Blue Book? Perché la persona che ha avvistato l'UFO era un operatore specializzato della NASA. E continuate a seguirmi. Non riuscivo a riaddormentarmi. Poco prima delle 6 del mattino suonò la sveglia, così mi alzai dal letto e mi preparai per andare al lavoro. Ho riferito la mia esperienza della notte ai due colleghi delle mie coincidenze, una a Portsmouth e l'altra a Churchland, mentre stavamo guidando la NASA la mattina del 17 gennaio 1969, e nessuno ha risposto. Dopo essere arrivato al lavoro, l'ho detto anche ai miei colleghi e sembravano preoccupati. Sono seguite molte discussioni. Ho raccontato la mia esperienza a... ed è oscurato, e lui a sua volta ha contattato il giornale locale. Un giornalista del giornale mi ha chiamato e gli ho raccontato quello che avevo visto e sentito durante la notte. Gli ho anche raccontato della mia discussione con l'operatore telefonico e di quello che mi aveva detto durante la nostra conversazione telefonica. Tuttavia non sono stato in grado di ottenere il nome dell'operatore telefonico con cui avevo parlato il 17 gennaio. Dopo aver provato tutti i giorni dal 19 gennaio, ho finalmente ricevuto risposta dal capo operatore mercoledì sera 22 gennaio 1969 e ha detto: ho parlato a lungo con lei e l'unica cosa che avrebbe potuto sentire durante il corso della vostra chiamata era il normale rumore di un aereo che passava. Ho provato a dirle che la ragazza aveva detto qualcosa di diverso a me e che avrei voluto parlare in qualsiasi circostanza in presenza di qualcuno con lei e avere il suo nome, ma mi è stato detto che non servirebbe a niente perché ha ripetuto la stessa cosa proprio come se fosse andato avanti ad un briefing e avesse ripetuto la sua affermazione più e più volte. Le due pagine successive raccontano insomma che l'operatore, una volta tornato a casa, chiese nel vicinato se qualcun altro avesse visto o sentito qualcosa, e due persone nel vicinato in effetti vennero svegliate da uno strano suono. Racconta inoltre che si è consultato con due ingegneri aeronautici della NASA nei giorni successivi e che gli hanno detto che si trattava effettivamente di un avvistamento molto, molto interessante. Il fascicolo arrivò ovunque, ok? Perché lui contattò la base di Langley, che fece rapporto,
e il fascicolo arrivò ovunque. Arrivò alla base aeronautica di Langley, arrivò a Wright-Patterson Air Force Base, dove al tempo venivano raccolti e analizzati i fascicoli del progetto Blue Book, arrivò alla base navale di Norfolk, al distaccamento dell'esercito di Eustis, e questo è uno di quei casi mai saltato fuori finora che anche la farsa del Blue Book reputò senza spiegazione. Ora, alcuni diranno, dai, stai romanzando su di un possibile aereo o chissà quale altro veicolo militare, visto che nella zona è strapieno di basi navali, militari, campi di addestramento, basi aeronautiche, eccetera. Ebbene, provate a seguirmi, ok? Così, a tempo perso. Qui, fra le righe finali, infatti, chiedono direttamente alla base navale di Norfolk in Virginia se ci fossero attività di elicotteri o aerei nella zona che possano spiegare l'avvistamento. Indovinate? La base navale di Norfolk, tramite questa missiva ufficiale, risponde alla Wright-Patterson Air Force Base testualmente che le registrazioni di questo comando sono state accuratamente esaminate per l'attività con elicotteri nelle vicinanze della stazione navale di Norfolk, che potrebbero spiegare questo avvistamento indicato nel riferimento A. Negativo, nessuna attività di elicotteri è stata registrata nelle vicinanze della stazione. Poi sono andati per esclusione, no? Hanno chiesto anche al Dipartimento dell'Esercito, alla base di Fort Eustis in Virginia, sempre nelle vicinanze dell'avvistamento. E hanno risposto a Quintanilla, che era il capo del progetto Blue Book nella sua fase conclusiva, che difatti, in risposta della tua lettera bla bla bla, non c'era attività di aerei nella zona dopo le 21.30 del 16 gennaio 1969 e i voli non sono ripartiti fino alle 8.30 del giorno successivo, hanno cancellato dei voli per colpa del maltempo e che quindi non c'era attività dell'esercito nella zona per quanto riguarda la data e l'ora segnalata dall'avvistamento. Avvistamento fatto dall'operatore della NASA, tra l'altro, no? Visto che si parla spesso di autorevolezza delle fonti e dei testimoni, avvenne fra la notte del 16 e del 17 gennaio 1969. Allora che hanno fatto? Hanno chiesto alla base navale di Norfolk e niente, non c'era attività nella zona. Hanno chiesto al distaccamento dell'esercito Fort Eustis, niente, non c'erano aerei in volo. E allora hanno chiesto anche al dipartimento dell'Air Force alla base di Langley, che hanno risposto in due righe. Langley non aveva attività di elicotteri nella zona descritta dalla lettera del 7 aprile 69. Nessuno ne sapeva niente e un operatore della NASA vide a mezz'aria fuori nel vialetto di casa un sigaro luminoso che orbitava a pochi metri dal suolo. Il caso venne trasmesso ai funzionari del Blue Book che indagarono la pista del velivolo convenzionale senza il minimo successo. E qui non si parla di ipotesi, ma di documenti timbrati, firmati e intestati che negano la possibilità di un velivolo convenzionale. Nelle missive seguenti cercano di mettere a fuoco la somiglianza del suono e dell'avvistamento con del tutto campati in aria jet a propulsione che di certo non potevano manovrare nel vialetto davanti casa del tizio e si conclude rinviando l'avvistamento per ulteriori studi. Lo stesso anno il Blue Book chiuse i battenti e quindi il caso in questione non venne più investigato. E direte, passata la febbre degli UFO, questi hanno preso e dopo 22 anni, letteralmente 22 anni di Blue Book, non hanno più portato avanti le indagini? I debunkers e la storia convenzionale ti dice di sì, tutte le segnalazioni fino a che non saltò fuori il programma ATIP qualche anno fa si rifacevano al progetto Blue Book che chiuse i battenti nel 69. E se chiedevi tramite richieste formali al governo che fine avessero fatto le indagini sugli UFO, ti avrebbero risposto che il programma si era estinto nel 69. Ebbene, chi mastica un po' di ufologia dura e pura sa che, senza che nessuno pubblicizzasse mai la cosa, qualche anno fa venne declassificato automaticamente il memo del generale Bolander che, tramite questi documenti che state guardando, chiuse definitivamente il Blue Book, spostando semplicemente l'argomento ad altri organi competenti in modo da mantenere ulteriormente la segretezza militare. E infatti gli Stati Uniti, dal 47 ad oggi, non hanno mai smesso di studiare il fenomeno e sui documenti ufficiali del generale Bolander viene scritto che tuttavia, come già affermato, le segnalazioni di UFO che potrebbero influire sulla sicurezza nazionale continueranno ad essere gestite attraverso le procedure standard dell'aeronautica militare progettate a questo scopo. E penso che non ci sia assolutamente più niente da dire. Che idea ti sei fatto? Che cosa ne pensi? In che modo questo caso si va ad inserire all'interno di una casistica molto più ampia di avvistamenti che abbiamo già affrontato? Fammelo sapere in un commento. Per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, supporta questi contenuti con un like.
Se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!